E mi auguro anche che tanti sportivi che praticano lo sport a livello professionale, prendano esempio da voi, perché effettivamente quello che voi ci date e ci donate ogni volta che vi esibite e per noi, diciamo così, siete disponibili, ci riempite di gioia e ci dà un grande esempio. Quindi io vi auguro ogni bene e buona continuazione a tutti quanti. Sempre inteso fare, considerare lo sport uno strumento di, non so se definire l'integrazione, forse sbagliato, di inclusione, non integrazione, di inclusione di tutte le fasce, anche quelle più deboli o quelle meno preparate, per far sì che si possa continuare a crescere nella convinzione che ognuno nel suo piccolo, con le sue difficoltà, può dare qualcosa agli altri. Così è il mondo della disabilità, così è il mondo degli stranieri, così è il mondo, altri mondi che hanno difficoltà a essere inclusi nella nostra comunità. Io per questo vi posso garantire che continueremo a fare questo lavoro, stare vicino come possibile, seguirvi nelle vostre organizzazioni. So che hai intenzione di fare il campionato italiano a San Paolo, tra l'Olympics, quindi saremo là, ovviamente, come eravamo l'altro inverno, proprio per significare che il mondo dello sport è con voi, è con le vostre famiglie, con le vostre strutture anche pubbliche che vi stanno aiutando. Io vengo dalla festa, dall'Assemblea dei Veterani dello Sport della Bassa Friulana. Ebbene, con orgoglio quel presidente oggi ha mostrato la targa che è stata data l'altro anno in occasione della Festa della Solidarietà a Grado, premio Solidarietà, è stata premiata quella associazione di persone anziane ex sportive che sono molto vicine al mondo della disabilità. E quindi con orgoglio quel presidente ha mostrato a tutti i soci, era circa un centinaio di persone, quella targa. A dimostrazione, ripeto, che ormai è una condivisa opinione di tutti che star assieme, far comunità, fare squadra serve non solo a voi, ma serve anche a noi e al nostro mondo. Per questo vi ringrazio Crinori, ringrazio tutte le strutture, gli amici dirigenti che sono qui, saluto le famiglie,
buona domenica, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze e a noi stessi. Buon pranzo a tutti. Ciao.